lunedì, ben ritrovati con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo o per chi insomma abita nella nostra regione, anche nel Molise confinante. Insomma, sono giornate particolari dal punto di vista televisivo, perché? Innanzitutto perché siamo passati dal canale 14 al canale 13, sia in Abruzzo che in Molise, dunque anche gli amici del Molise potranno vederci in alta definizione sul canale 13 del digitale terrestre. Davvero una bella notizia per quanto ci riguarda. Poi soprattutto una bella notizia il fatto che siamo di nuovo qua insieme come ogni giovedì per parlare di un Giro delle Fiandre eccezionale. Davvero c'è uno qui dentro lo studio che ha azzeccato il pronostico, ma tanto lo sapete chi è. Ovviamente ci avviciniamo all'Amstel Gold Race, ci sono i Paesi Baschi, parleremo anche di ciclismo giovanile, perché comunque ciclismo fatto con i più piccoli, avvicinare i ragazzi, sensibilizzarli, è un tema che ci appassiona, che ci interessa e a cui proviamo a dare spazio. Lunedì c'è stata anche la presentazione della tappa Pescara-Iesi del Giro d'Italia, poi vedremo anche le immagini, ascolteremo le interviste, lo faremo con voi qualora lo vogliate, al 392-623-7060, WhatsApp, SMS oppure sulla nostra diretta Facebook di questa trasmissione che dura fino alle 22.45, in cui i tempi di recupero spesso sono più lunghi del tempo effettivo. Speriamo stasera di stare nei tempi. Maurizio, da qui in regia, che saluto e che ringrazio, te lo prometto, quantomeno ci proverò. Partiamo subito con il salutare chi è al mio fianco. Stasera sono in tre e non i soliti due. Ovviamente parto al più contento di tutti perché ha azzeccato il pronostico. Mi ha detto: ma che si vince? Niente. Luciano Rabottini, ciao Luciano, buon giovedì, hai azzeccato. Matteo Van Der Poel, complimenti. Vabbè, non è che ci voleva l'arte. Vabbè. Sì, sì, non però è... diciamo che era un corridore che stava andando forte e poi... obiettivamente era in grandissima condizione di forma, quindi però abbiamo visto veramente una grandissima e bellissima gara, a dispetto di una Sanremo dove mi sono divertito meno, ecco. Per renderti ancora più felice e per presentare l'ospite in piattaforma, c'è l'omaggio al vincitore, al tuo preferito, al pronosticato Matteo Van Der Poel, che su Eurosport hanno la cui vittoria l'hanno descritta così. Attenzione, Van Der Poel vorrà spingere fino in fondo. Mathieu Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel mette il punto esclamativo sulla sua grandezza. Ha rischiato di essere ripreso da Matuai e da Van Barle, ma lui è un fenomeno, grande Mathieu Van Der Poel. Riccardo Magrini, ciao Riccardo! Che cos'è al buio? È un'incognita perché me l'aspettavo che facevate una roba del genere, ma non sapevamo di essere inquadrati. No, ma te hai fatto come Van Der Poel, ma un attimo, mi hai quasi ricordato, ti ricordi un gesto di un noto esponente politico quando faceva 1, 2, 3? No, ma il problema è che non è, cioè, noi non avevamo effettivamente la percezione di che cosa stava succedendo nelle immagini, perché noi abbiamo la telecamera ma non sapevamo che fosse in qua, cioè, altrimenti non che ci si fosse non che ci si mette nel contegno, ma, però perlomeno si stava in, a favore di camera. Maurizio Daguin, che è in regia, ovviamente capisce di quello che dico, mi si è visto solo la pancia. Va bene, sempre in piattaforma, una buona serata, ben ritrovato, perché ci eravamo visti l'anno scorso, ci fa molto piacere riavere in studio Emanuele Bombini, buonasera. Buonasera a voi, grazie, lieto di essere ancora una volta con voi. Siamo molto molto contenti noi, anche perché poi parleremo anche della presentazione della 50ª edizione della Freccia dei Vini. Le faccio salutare un suo vecchio compagno di squadra, Leonardo Bevilacqua. Ciao Leonardo. Buonasera a tutti. Ciao Emanuele. Ciao Leonardo, che piacere. Insomma, con questa è una... Questi sono stati tutti compagni di squadra mia carriera. Sì, Riccardo il primo, poi è venuto Leonardo e infine Emanuele Bombini. Quindi ho avuto la fortuna di correrci negli anni 80 naturalmente.
in effetti li vedo un po' invecchiati questi miei compagni di squadra. Certo. uno verrebbe, lo so cos'hai, l'anteprima è già finita, Riccardo, dopo ti faccio rispondere. Intanto do la buona serata a Giovanni Salerno. Ciao Giovanni, ciao. Benvenuto. Buonasera, è piacere di essere qui con voi. Presidente della Pavind Bike Team, sì. Con te parleremo dei vostri progetti, soprattutto di quelli legati alla bicicletta con i più piccoli. Sì. Siamo molto contenti di averti ospite nei nostri studi, poi avremo anche un collegamento con Fabio Di Renzo nella seconda parte, però io direi che per il momento l'anteprima finisce qua. Voi non cambiate canale, che è il 13 e resterà il 13. Piccola pausa pubblicitaria, tra poco velo numero 5. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black whip. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Quinto appuntamento con Velo, la nostra rubrica dedicata al mondo del ciclismo. Si chiude un Fiandre davvero spettacolare, lo ha vinto Mathieu van der Poel, ma è stata comunque una giornata bellissima. Parlo di giornata perché, e vado proprio da Riccardo che l'ha commentata,
benissimo come al solito insieme a Luca Gregorio, davvero stata emozionante, immagini emozionanti, anche voi ci avete fatto emozionare. Poi io per esigenze lavorative a un certo punto ho dovuto, ti dico la verità, ho dovuto staccare, però nella conferenza stampa ero a seguire una partita di Lega Pro, conferenza stampa con il telefono per l'arrivo dei due, praticamente conferenza stampa che ha atteso un po' per aspettare l'arrivo, ecco, se questo può essere una specie di onore, beh, non lo so, ho detto scusate un attimo, fatemi vedere chi vince, poi iniziamo. Non era una corsa, insomma, così di secondo piano, è stata una bellissima corsa, boh, se l'abbiamo commentata grazie sicuramente ai protagonisti. Ci aspettavamo Pogačar e Van der Poel, mi ha sorpreso, devo dire, Madouà, perché fino da ultimo ha cercato di tenere botta ai due, poi il finale è stato anche bello, imprevedibile, tutta la corsa è stata bella la rimonta, è stata varia, insomma, il Fiandre non è la prima volta che lo faccio come commento. Io ritengo che questa sia la corsa più bella che c'è nel panorama ciclistico, al di là di tutte le monumento, tutte le corse sono belle, però questa ha un certo fascino, è un fascino dato anche dall'attesa, il pubblico, il contorno del pubblico, il ritorno del pubblico sulle strade è stato entusiasmante, e credo che quello, insomma, io veramente avevo la pelle d'oca quando commentavo il passaggio sui muri, sul vecchio Quaremont, pieno di gente, ma in tutti i frangenti della corsa ha saputo raccontare tante belle cose. Noi abbiamo cercato di raccontarla alla meglio, e poi il finale bello, entusiasmante, Van der Poel freddissimo. Allora, intanto questa è un'azione davvero incredibile. Bella, sì. Sì, qui c'è stata una progressione di Pogačar che è stata impressionante, e qua era rimasto un po' sorpreso anche Mathieu, ma poi eccolo qua che sta rimontando. Devo dire che ha corso alla grande, ha corso con grande parsimonia durante il percorso, si è visto poco, mentre altri limavano sempre le prime posizioni. D'altronde il Fiandre non è una corsa così semplice da fare, alla fine le energie sono importanti, e questa azione a due, Van Barle sempre molto presente, Swift anche, Smith, non mi ricordo, comunque lui, il corridore della Bahrain che mi ha impressionato, e qua sull'azione... sulle azioni di Pogačar ha sempre risposto alla grande Van der Poel, poi sono rimasti loro due, è stato veramente uno spettacolo, perché poi non è facile rispettare i pronostici, no? Quindi essere lì, loro due nel finale a giocarsela, è stato veramente molto bello. Oh, peraltro, ti faccio vedere, ma tanto l'avevi già visto, insomma, è vero che non è semplice azzeccare i pronostici, però ti faccio vedere la mia squadra. È vero che i primi due non erano difficilissimi da azzeccare, le punte di diamante, ovvero Van der Poel e Pogačar, però, insomma, vediamo Maurizio, c'è questo Van Barle che nessuno si aspettava, Jolly a sorpresa... mi ha portato 491 punti, perché insomma Van der Poel era anche capitano, quindi insomma era molto molto complicato sbagliare, poi i primi due, eccoli qua, però insomma c'è Van Barle che mi ha dato grandissime soddisfazioni. Leonardo, ti sei divertito? Io sì, tanto, anche per queste notizie qui. No, una gara bellissima, è una gara che anche gli italiani amano tanto, perché il pavé è in salita e fanno cioè si trovano meglio a gestire quelle strade. Cioè Van der Poel aveva fatto vedere i suoi numeri alla Milano-Sanremo, un corridore che rientra a una gara come la Milano-Sanremo, che sembra molto facile ma molto 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 difficile,
comportarsi in quel modo vuol dire che stava bene, e l'ha dimostrato anche al Giro delle Fiandre. Non è facile vincere con dei corridori che ti piombano addosso a una velocità già elevata, e lui riesce a partire dai dati che hanno dato, parliamo di 1400 watt, cioè cose assurde, nemmeno il velocista il chilometro da fermo non lo so fino a che punto riesce a portare, ecco, la freschezza. Queste dall'alto sono ancora più impressionanti, perché probabilmente le immagini dal basso sono un po' schiacciate, però le immagini dall'alto restituiscono insomma una progressione pazzesca, peraltro li ha tolti di ruota nonostante che venivano lanciati gli altri due, Pogačar ha tentato in tutti i modi di fare, poi non è che si è arrabbiato, cioè ha capito che non c'era niente da fare, come è successo l'anno scorso a Van der Poel, che non ha potuto fare niente con e ha perso il Giro delle Fiandre. Quest'anno non ha sbagliato niente, è stato molto tranquillo per tutta la gara, mentre Pogačar ha fatto 5 attacchi, 5 progressioni, veramente non attacchi ma progressioni, che secondo me, come alla Milano-Sanremo, come ha sbagliato meno al Giro delle Fiandre, però cioè, con un Van der Poel in quelle condizioni non devi comportarti in quel modo, secondo il mio punto di vista. Vado da Emanuele Bombini, a cui chiedo, è chiaro che un po' l'amaro in bocca del Fiandre di un anno fa, quando Van der Poel fece un'azione a due con Asgren, era rimasta un po' nei pensieri di questo ragazzo. Poi inevitabilmente, quando riparte la stessa corsa, un po' rivedi i fantasmi, non lo so, dell'anno precedente. È stato probabilmente meno istintivo e più corridore maturo? Ma sicuramente devo dire che forte forse anche dalle esperienze dell'anno scorso, quest'anno ha corso bene, si è gestito meglio ed è arrivato in condizioni diverse dall'anno scorso. L'anno scorso era stanco nei confronti del suo avversario, quest'anno era esatto contrario, è arrivato con un po' che c'era stanco e lui con grande energia ancora. Ha messo a frutto veramente poi l'esperienza, vuoi un anno in più, ha avuto benissimo e ha perso, mi sentirei di dire, malissimo Pogačar, perché sapremo già qualche errore ha commesso e, a mio modesto avviso, anche le Fiandre, perché quando sei superiore, e lui lo è, perché bisogna riconoscere che in questo momento probabilmente è il corridore più forte che abbiamo sul panorama mondiale, però queste progressioni lunghissime, dispendiose, alle quali poi non ti porta, cioè allora attacca, cerca di fare un'azione più decisa, più concisa, ma ripetere queste progressioni secondo me gli sono state tanto, e nel finale mi spiace, ma Pogačar non era brillantissimo, avrebbe collaborato fino a 200 metri, non si sarebbe messo a ruota come ha fatto, perché questo è a mio avviso un sintomo di timore, ed era giusto che l'avesse. Io non l'ho visto brillante negli ultimi chilometri, come poteva essere se avesse gestito un po' meglio la corsa. Intanto prima è arrivato, queste sono le immagini che ti ha mandato Gasparotto Luciano, che salutiamo, questo è tutto diciamo il backstage, e poi vedremo anche l'instage, l'on stage del Fiandre. Quello di prima era Moric, questo è proprio Tadej Pogačar, poi vedremo anche delle immagini molto suggestive da una macchina che seguiva la corsa, molto molto belle, le abbiamo state, ecco qua, questo insomma per farvi capire più o meno
la fatica che fanno gli atleti e dove passano e soprattutto quanta gente c'era. Maurizio, mi fai vedere il messaggio di prima di Sandro da Pescara, poi rispondiamo anche a Stefano che ci ha chiesto di Baggioli e Ganna. Devo dire la verità, questa me la sono persa. Caro Riccardo, ti scrive Sandro, la tua cronaca corsa oggi con siparietto su Pavoni ed Incenso, puro cabaret di questi tempi, una manna. Vostro tifoso Sandro. Che cos'è? Aspetta che mi sa che sei muto. Perché no, hai ragione, avevo escluso il microfono perché c'era Otello che voleva dire la sua, allora Otello è il mio cane. Sì, sì. Ma perché praticamente mi sono autoincensato oggi, ho fatto un autoincensamento e allora Luca mi ha detto vabbè, qui è il momento Pavone, faremo una canzone. E allora ci sarebbe da fare una canzone, io ho tirato un po' sul cabaret, quindi praticamente si riferiva a questo, insomma, sul mio pavoneggiarmi ogni tanto, perché ogni tanto lo faccio. Cioè, sì, no, ma è anche giusto. Quale canzone avevi scelto per... No, c'è proprio una canzone che dobbiamo fare, Riccardo Magrini, il pavone. Cioè il pavone. Ok, e ovviamente... Pavone campione, potrebbe essere anche però facile dire pavone co... No, abbiamo capito. No. Però vabbè, anche ecco, solo pavone, voglio dire. No, solo pavone, vabbè, io ho soltanto detto che a forza di pavoneggiarmi ho perso tutte le piume e sto spiumando dietro nella coda, quando faccio così la coda. Volevo solo aggiungere una cosa che ha detto giustamente Emanuele Bombini. Noi abbiamo analizzato la bellezza della corsa, però non siamo andati sul tecnico e anche quello che ha detto Leonardo. Se mi posso permettere, effettivamente l'errore più grave l'ha commesso Tadej Pogacar a non passare davanti quando gliel'ha chiesto a Mathieu van der Poel, perché a 700 metri è vero che c'è il grande vantaggio, ma ti porta sul suo, perché la vera grandezza di Van der Poel, oltre ad avere la grande freddezza e vuol dire essere in grande condizione lì, lo ha fermato, cioè si è fermato in mezzo alla strada, cioè sapendo che su quel campo lì, essendo più scattante, abituato proprio anche da quello che fa normalmente sul ciclocross, lo ha portato sul suo campo e lì l'errore clamoroso, ma mi è piaciuta l'analisi di Emanuele, perché probabilmente Tadej era forse un pochino stanco, cioè non aveva più quella certezza. Ecco, qua si vede benissimo, a un certo punto lui si ferma quasi, lo invita a passare, è peccato che Maurizio ha saltato il momento che praticamente Tadej ha detto di no con la testa e poi l'ha portato a 200 metri, ma poteva farlo benissimo anche Tadej, portando una velocità costante e poi giocarsela insieme a Van der Poel senza far rientrare gli altri due. Poi lui qui si arrabbia perché Van Barle probabilmente in qualche maniera lo ha ostacolato, ma ha sbagliato anche il rapporto, non ci ha più capito nulla. Negli ultimi 200 metri, sintomo di stanchezza, come ha detto Emanuele Bombini, e effettivamente credo che sia stato un grave errore, però dobbiamo sempre considerare, dopo tutto quello che abbiamo detto, il campione che è a 22 anni, quindi è la sua prima esperienza. Van der Poel credo che nelle sue quattro frequentazioni del Fiandre non è uscito mai dai primi quattro, ha fatto due secondi, un primo, cioè aveva già vinto, cioè due primi, voglio dire, c'è anche quello, l'aspetto dell'esperienza conta molto in una corsa del genere, però l'errore c'è stato. Alla Sanremo uguale, l'avevamo già evidenziato, ha ragione Leonardo, cioè fai le progressioni, non, cioè dagli una botta sola, come si dice sempre, noi abbiamo un colpo da spendere, lo spendiamo nel momento giusto. Lui è forte, però a volte magari, credo che in questo caso, per spezzare un attimo la lancia a favore del ragazzo, e forse l'ammiraglia non ha agito molto bene, perché praticamente l'avrà detto no, stai lì a ruota, stai lì a ruota, stai lì a ruota, e poi invece era meglio se passava e faceva come ho detto.
tieni una velocità costante e poi te la giochi a 200 metri. Quello è stato l'unico, però rimane il fatto che ha vinto un grandissimo, e quindi onore al merito all'ideatore della trasmissione che insomma, ci ha preso. Tra poco vado da lui perché lo ascolto per ultimo stasera, perché giustamente da domenica che gongola, poi vi faccio vedere anche che siamo quasi all'anniversario di quando ti sei innamorato sportivamente parlando di Mattia Van Der Poel. Però a Emanuele Bombini volevo chiedere, proprio in relazione ai discorsi che stavate facendo, Pogačar in questo momento è più un corridore che sa gestire sul lungo periodo, ovviamente esagero, cioè su una corsa fatta di più tappe, perché magari spesso e volentieri sul colpo secco, sulla gara secca, sulla partita eliminazione diretta ancora qualche dettaglio da limare? Ma direi che ci ha già stupito abbastanza questo ragazzo, perché consideriamo che l'abbiamo visto ad un Tour de France che poi ha vinto benissimo, ma che fino a qualche giorno prima, qualche tappa prima, non lo vedevamo più di tanto, era a ruota, era timido, si era fatto sorprendere da un ventaglio, quindi l'esperienza, e poi invece si è dimostrato chi è. Da lì chiaramente si è trasformato questo ragazzo e sta probabilmente dimostrando veramente le sue qualità. Io credo che quello che ha dimostrato ci possa far pensare e sostenere che questo può vincere il classico, può vincere qualunque corsa. È chiaro, le corse, stiamo parlando del Fiandre piuttosto che di Sanremo, sono corse che ci vuole comunque un po' di esperienza, perché il fatto di essere più forte, e probabilmente lui ne è cosciente, o lo sta diventando cosciente, ed è più forte secondo me, ma senza l'esperienza, senza comunque una giusta gestione, alcune corse si fa fatica. Questo però terrei a precisare che nella prima sua partecipazione a un Giro delle Fiandre, chapeau, ha fatto veramente tanto. Questo qualche volta per primo al Fiandre secondo me ci arriva. Certo. Oh, Luciano, vengo da te perché non ti ho ascoltato per niente, ma hai detto nell'anteprima al Fiandre sì che mi sono divertito, non alla Sanremo. Va bene, ma era scontato che al Fiandre c'è una corsa diversa, c'è un percorso diverso, quindi negli ultimi chilometri viene sempre gli uomini di grande qualità innanzitutto, e soprattutto uomini di grande condizione. Poi a una Sanremo ci si può anche nascondere, il grande corridore di classe può anche vincere una Sanremo pur non essendo al 100% di condizione. Ciò che invece non succede nel Fiandre. Il Fiandre è una corsa particolarmente impegnativa, dura, ci devi arrivare in grandissima condizione anche se hai una grandissima classe, e poi devi essere accompagnato anche da una dose di fortuna. E quindi ci siamo divertiti, perché i due grandi protagonisti di questo Fiandre, che l'avevamo più volte sottolineato, che dovevano essere sia Pogačar che Van Der Poel, non hanno assolutamente deluse le attese, e quindi negli ultimi chilometri sono venuti fuori i due più grandi corridori della giornata di domenica. Anche se devo dire che obiettivamente il più forte secondo me è stato Pogačar, anche se Pogačar non è adatto per questa corsa, perché non è un corridore, cioè questo è un grande fuoriclasse che si adatta a tutto, ok, però non ha delle caratteristiche come Van Der Poel. Van Der Poel è più adatto per una Roubaix, è più adatto a un Fiandre, è meno adatto a un Lombardia, invece Pogačar ha delle caratteristiche più adatte a una Liegi, più adatte a un Lombardia, non certo una Sanremo, ecco perché certi errori tecnici possono avvenire. Però abbiamo come sempre visto un grande Giro delle Fiandre, anche se sono convinto che una volata a due
poteva essere anche un'altra storia, perché l'arrivo del Fiandre è un arrivo particolarmente tignoso per chi fa 250-260 km, perché non ce ne accorgiamo dalle riprese televisive, però è un arrivo che poi negli ultimi metri, negli ultimi 200-300 metri, la strada tende sempre un po' a salire, al 2% probabilmente, e quindi se ci fosse stata questa volata a 2, non so se Pogačar avrebbe perso così facilmente come in questa maniera, come lo vediamo qui nelle immagini. Quindi mi dispiace non aver potuto assistere a questa volata a 2, perché ci saremmo divertiti fino all'ultimo centimetro. Ci chiedono, e quindi giro la domanda a te, ma Merckx si sarebbe fatto raggiungere in quella circostanza come ha fatto Van der Poel? Si sarebbe fatto raggiungere. Merckx era un corridore imprevedibile, perché a volte in molti cercano di mettere a confronto Pogačar e Merckx. Io, che sono stato un grande appassionato di questo ciclista, negli anni 70 mi sono avvicinato al ciclismo. Forse lui si riferiva in questo caso non a Pogačar, ma a Van der Poel. Però io, che mi sono avvicinato a questo sport negli anni 70, dove c'era quella grande rivalità Gimondi-Merckx, io ero appassionato di Merckx. Merckx era capace di vincere la Sanremo e staccava i suoi avversari in pianura, ciò che non è più possibile, ciò che non potrebbe mai fare un corridore come Pogačar, capito? Quindi Merckx è stato il più grande di tutti. Ma nemmeno Van der Poel poteva fare. Nemmeno Van der Poel può fare quelle cose. Esatto, nemmeno Van der Poel. Quindi a volte, quando si cerca di mettere a confronto Pogačar, Merckx, secondo me si sbaglia molto. Anche se Pogačar ha la possibilità di vincere 3, 4, 5 Tour de France, 2, 3 Giri d'Italia, ha della qualità veramente... secondo me è un corridore molto, ma molto adatto alle corse a tappe, un po' meno nelle corse di un giorno, anche se dall'alto della sua classe si adegua anche alle circostanze. Capito? Esatto, io quello intendevo, che è un corridore che in questo momento, non in generale, mi sembra più adatto a gestire una corsa che poi si sviluppa nelle 3 settimane. Perché a volte, ma come ci ha detto anche Emanuele Bombini, giustamente, per inesperienza può incappare in qualche errorino che però in queste corse le paghi subito. E soprattutto, secondo me, Van der Poel è migliorato molto in questi ultimi 2-3 anni, perché non intendevo Pogačar, sì. Io invece ti dicevo, anche sulla prova di Van der Poel di domenica scorsa, lui è migliorato molto negli ultimi 2-3 anni, perché questo corridore fino a 2-3 anni fa, superato i 200-220 km, aveva sempre un po' di problemi sulla distanza. Invece domenica, pur soffrendo molto nelle ultime due salite di questa grande classica, perché ha sofferto, ha tenuto alla grande la ruota di Pogačar, però poi in finale si è ripreso molto e ha dimostrato che in questi 2-3 anni quella piccola carenza tecnica che aveva dimostrato in passato, certo, è migliorato molto. Quindi su una Parigi-Roubaix, su un Giro delle Fiandre, è un corridore molto portato. Invece, per quanto riguarda Pogačar si adatta a tutte le sue situazioni, però io ritengo che una Liegi potrebbe partire come grande favorito della giornata e potrebbe non vincerla ma stravincerla, perché sta andando veramente tanto tanto forte, certo, e questo mi preoccupa un po', nel senso che avendo una stagione davanti in proiezione Tour de France, non vorrei che questo ragazzo stia andando veramente troppo forte e magari nel mese di luglio ci perdiamo un po' della qualità che stiamo vedendo in queste ultime classiche. Poi passiamo a parlare dell'AMSA, però Riccardo prima ci chiedeva Stefano, che saluto da Pescara, ci chiedeva se Baggioli può avere qualche velleità per l'Amstel e se Ganna può averne per la Roubaix. Ce l'auguriamo tutti. Anche perché Riccardo, abbiamo visto poca Italia in questo inizio di stagione.
Sì, abbiamo visto poca Italia perché sono tutti malati, Luciano. Il problema è che sono ammalati in tanti, abbiamo visto anche poco Van Aert, per esempio. Ha preso il Covid e non credo che sia in grado di poter fare la grande differenza domenica, non questa che viene, ma alla Roubaix. Il problema è che noi siamo stati condizionati molto da questi malanni stagionali, non stagionali, però ne abbiamo visti di tutti i colori, ragazzi, non ci dimentichiamo lo stesso Sonny Colbrelli, poverino, che insomma sì. ha avuto degli strascichi mica da ridere, ma poi anche tanti altri corridori che magari non sappiamo, che io così parlando un po' in giro con vari direttori, manager e corridori stessi, hanno svariati problemi. Ne prendo uno su tutti, Moscon, che era atteso anche a queste classiche, ma non la muove, ma non la muove perché non sta bene. Sagan si è ritirato anche alla Sarte, non ha fatto, per dire, parlando un po' di quelli un po' eclatanti, ma ci sono tanti problemi. Bajoli ha fatto un'ottima vittoria al Catalogna. Sì. Magari non si era nemmeno reso conto che aveva vinto, perché non ha neanche esultato più di tanto, perché pensava che ci fosse un corridore davanti, ma chi se ne frega, ha vinto e è andato bene. Bajoli è una delle nostre speranze. Abbiamo visto per esempio lavorare tantissimo a Fini per la Jumbo-Visma, sì, l'altro giorno, insomma, ci sono corridori. Battistella deve venire fuori, però io vi ricorderei Astana, per esempio, dove ci sono tutti i corridori così importanti, ma lo stesso Giulio, anche Giulio Ciccone è messo KO, non si riesce a capire il problema da dove viene, non lo sanno individuare. Chi parla di batteri particolari, ci sono tante teorie in mezzo che dicono sono stati 2 anni nella bolla questi corridori e quindi oggi hanno meno difese immunitarie che normalmente il fisico produce. Insomma, ci sono poi trovi uno come Pogacar che ha fatto il Covid e dopo 15 giorni ha vinto l'UAE Tour, ha vinto, insomma, tutto quello che ha vinto fino ad oggi, no? Magari da corridore a corridore cambia. Però sugli italiani devo dire che abbiamo poche speranze. Noi abbiamo avuto Boaro e Mozzato in fuga per tre quarti di gara al Fiandre. Però dove vai è difficile vedere corridori che sono a quel livello lì. I motivi non te li so spiegare, non ce li sappiamo nemmeno dire nemmeno noi, però per l'Amstel, che è una corsa molto adatta a Bajoli, perché Bajoli è uno abbastanza veloce, uno che è anche scaltro, speriamo, ci vorrebbe un'azione da parte di questi ragazzi. Oggi ai Paesi Baschi a un certo punto si è visto lo volevo dire troppo presto, vedi, oggi stasera sono un po' sbalestrato perché prima mi sono dimenticato di Wright, che era il corridore della Bahrain, il Brambillino, vedi, prendo tempo, poi mi arriva la scintilla. Brambillino si è visto anche lui protagonista di alcuni scatti ai Paesi Baschi, però poi dopo si è arenato. Non so spiegarti il motivo perché gli italiani non siano così. Speriamo in Ganna alla Roubaix, però quando se ne parla troppo, sai, di Ganna se ne parla perché lui da dilettante, da under 23, l'ha vinta una Roubaix. Sarebbe molto adatto a quel tipo di gara. Dobbiamo solo aspettare le sentenze che dà sempre la strada in maniera esaustiva, e come l'ha fatto al Fiandre, come lo sta facendo anche ai Paesi Baschi, per esempio. Si parla di errori, ma ora vado di palo in frasca, però siccome sto commentando i Paesi Baschi e c'è una qualità molto, molto alta, anche oggi è arrivato secondo un'altra volta alla Filippo, come ieri, stesso errore, rapporto troppo lungo, è stato battuto da Martinez benissimo, e non puoi neanche dire, qui ci fanno vedere il passaggio appunto dei corridori in fuga sotto l'arrivo, non puoi neanche dire
Non conoscevo l'arrivo, oggi l'arrivo lo conoscevano benissimo, ci sono passati, abbiamo appunto visto con la prontezza di Maurizio Daguì in regia il passaggio appunto del gruppo in questo momento sotto la linea del traguardo, quindi sapevano che c'era quella curva là, se esci in testa da quella curva vinci, e l'ha fatto benissimo Martinez di un tubolare. Però ancora oggi alla Philippe dal campione del mondo è arrivato secondo, e quelli sono errori, poteva aver vinto tre corse e ne ha vinta una sola facendo due secondi. Abbiamo visto un attimo fa la Fè che non ce l'ha fatta, io lì per quello che diceva l'amico là a casa che faceva il cabaret, c'è la Fè o non c'è la Fè? La Fè, ma non c'è la Fè, perché è stato ripreso a 900 metri dal traguardo dopo aver fatto una bellissima azione. I corridori, sai, Manuele è stato direttore sportivo, direttore generale di una squadra fantastica dove vinceva tutto, ha vinto un Giro d'Italia con Berzin alla grande, è stato un visionario perché alla sua squadra non mancava niente, perché effettivamente era avanti. E qui vediamo proprio l'azione che stavo dicendo, e Evenepoel grandissimo, e qua l'anticipo di Martinez addirittura davanti a Ulissi che poi ha fatto terzo e li ha messi tutti là, nonostante il colpo di reni di Alaphilippe è arrivato dietro di un tubolare. E questi sono poi, secondo me, sono errori, perché Alaphilippe doveva anticipare, no? Cioè non doveva aspettare che partisse qualcuno, lì devi partire, e secondo me aveva un rapporto troppo lungo. Riccardo, posso fare una domanda a Emanuele? Certo, come no. Ascolta Emanuele, domenica prossima c'è l'Amstel, tu l'hai fatta da atleta ma soprattutto l'hai fatto anche come tecnico, ritieni che questa classica, dopo aver non visto molti italiani, possa essere una delle classiche più adatte del nord ai colori azzurri, nel senso che questa è stata anche una classica vinta da Zanini, Bartoli, Rebellin, Di Luca, due volte Gasparotto, Cunego, è una corsa che si adatta molto alle caratteristiche tecniche del nostro ciclismo? Beh, direi che per la sua caratteristica è più simile alle corse italiane, ti presenta meno pavé, è meno ostica in questo senso, quindi un po' più adatta ai nostri atleti, questo sì. È pur sempre una corsa impegnativa, una corsa difficile, e negli anni è diventata ancora più difficile e più sentita. Noi la corravamo e direi che delle classiche, delle corse importanti del Belgio, forse era la meno importante. Poteva essere considerata nelle ultime posizioni, oggi invece ha preso molto spessore, per cui anche per gli italiani sarà sempre più impegnativo. Oh, peraltro c'è stato un momento in cui, dicevi Leonardo, forse era la meno importante, però era anche quella che vincevamo più facilmente. C'è stato un periodo in cui dicevamo magari ce ne fossero di Amstel. E negli anni 80-85, cioè, si saltava come gara. Era come la Gent-Wevelgem, che era una corsetta intrasettimanale. Cioè, le regine... Vai a dirlo a Ghirmai adesso. No, adesso è diventata la classica, perché con i muri, prima non c'erano tutti quei muri, si andava verso l'Olanda, ventagli, poi c'era lo strappetto, il Koppenberg, e lì si faceva la selezione e poi si arrivava in volata. L'Amstel veniva saltata dai grossi, e poi vabbè, era anche un motivo, Leo, scusa se intervengo, sì. Era la corsa degli olandesi quei tempi là, sì, c'è Ras, c'era le moto, l'Amstel Gold Ras si chiamava, l'Amstel Gold Ras, e poi soprattutto perché c'erano, lo dobbiamo dire, quando c'era un olandese davanti le moto lo portavano via a forza di scie, questo era il mondiale, ci ricorda qualcosa, in Olanda, diciamo che era fatta, sì, costruita e anche corsa
per gli uomini di casa. Poi, no, mi devo fermare. Sì. Dopo vi rido la linea tutti quanti, però mi devo fermare, sono in ritardissimo. Pubblicità tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Seconda parte di Velo per questa sera, ci proiettiamo alla gara che verrà, che di solito è il giorno di Pasqua, mentre quest'anno a Pasqua ci godremo la Roubaix, insomma non è niente male, invece di solito ci godiamo frequentemente l'Amstel. Visto che siamo partiti dal tuo pronostico azzeccato, vogliamo dirlo, tanto lo sanno. Perché mi sono innamorato di Van Der Poel. Perché ti sei innamorato di Mathieu Van Der Poel? Perché nel 2019, diciamo che a proposito di volate spettacolari, arrivava praticamente dal Lussemburgo, questi erano in Olanda, e Van Der Poel è quello dietro, praticamente parte
da Liechtenstein e arriva come una freccia. Ecco, tra un po' è andato via il segnale, però tra un po' lo vediamo. Ecco qua, a un certo punto, quelli davanti non è che andavano piano, stavano giocandosi un Amstel, e lui arriva come una locomotiva e batte tutti, comincia a prendere la ruota prima dell'uno, poi dell'altro, li punta tutti, li salta tutti. È qui che ti sei innamorato, vero? Sì, perché questa è veramente la dimostrazione. A volte dico ai tecnici dei ragazzi, fate vedere queste cose ai ragazzi, perché questo ci si può innamorare di questo sport facendo vedere soprattutto questo quest'atleta, che in questo momento dà veramente ci fa vedere il massimo della classe, l'intelligenza, la potenza atletica, e da quel giorno veramente sono rimasto impressionato da questo grande capolavoro di ciclismo, e questo farebbe bene farlo vedere ai ragazzini che si avvicinano al nostro sport. Sì, assolutamente. Da qui, insomma, poi non ti sei più disinnamorato di questo ragazzo, insomma, figlio d'arte, nipote d'arte, chi più ne ha più ne metta. L'altro giorno c'era una pagina intera di Gazzetta dello Sport, la dinastia Van der Poel, una storia molto molto bella. Oh, dalla birra, questa sera la prendiamo un po' così, dalla birra Amstel, non voglio fare pubblicità e ci mancherebbe, tanto non la comprerebbe nessuno se mi sentono dirla a me, ai vini. E allora vado da Emanuele Bombini, che oltre ad essere stato un grande manager del ciclismo, ha ereditato la freccia dei vini. Emanuele, è una grande classica del ciclismo dilettantissimo, e torna a luglio, 50esima edizione. Sì, direi che è stato ed è un piacere poter pensare di riproporre una corsa che è appunto la sua cinquantesima edizione. Chiaro è che per noi così pavesi, appassionati di ciclismo, è un po' la nostra corsa monumento, e dopo due anni di Covid, quindi di assenza dal calendario, rischiava anche di non essere più riproposta, e quindi volentieri mi dedico a questa corsa, a questa manifestazione. Poi questa grande classica vinta anche da grandissimi personaggi che hanno fatto poi la storia di questo sport. La prima edizione addirittura Giovanni Battaglin, però è stata vinta da Martinelli, da Vittorio Algeri, da Landoni, e anche da un certo Emanuele Bombini. Quindi tu hai l'onore di adesso organizzarla, però sei stato un grande protagonista, quindi vincerla in casa è stata una grande emozione, Emanuele, questa. Beh sì, chiaro è che per un ragazzino che faceva ciclismo e andava a vedere la corsa più importante che arrivava vicino a casa sua, che era questa freccia dei vini, insomma, e vedendo poi vincere campioni, poi sono rilevati campioni, era un obiettivo, insomma, è stata una soddisfazione, è stato piacevole, insomma. Anche se poi io l'ho vinta arrivando secondo, perché a volte bisogna essere molto bravi per vincere arrivando secondi. Emanuele, ascolta un attimo, ma tu come hai fatto ad ereditare questa manifestazione? Adesso tu sei il presidente, immagino, di questa manifestazione. Come mai sei riuscito ad essere oggi l'artefice a livello organizzativo? Ma direi che con la freccia dei vini, con gli organizzatori, erano un paio d'anni che ci sentivamo, mi avevano chiesto se riuscivo a assisterli un po', aiutarli, cosa che gli avevo promesso e proposto di fare. Poi, vuoi per un limite anche d'età, se vogliamo dire, con tutto il rispetto che ho per coloro che hanno fatto tanto per questa freccia dei vini, hanno superato gli 80, e dopo questi due anni difficili di Covid, quest'autunno mi hanno chiamato dicendomi che, al posto di dargli una mano, se me la sentivo di subentrare e portare avanti questa iniziativa.
cosa che mi sono sentito, poi un po' forte anche dall'esperienza dell'organizzazione della tappa del Giro dell'anno scorso. Ho messo in moto come dire una macchina, una squadra, ho dei ragazzi stupendi che sono i miei volontari e appassionati chiaramente di ciclismo, e tutto ciò insomma mi ha convinto a pensare di subentrare e portare avanti questa Freccia dei Vini. Oh, peraltro arriverà proprio a Stradella partendo da Vigevano e passerà anche attraverso la città di Pavia. Sì, è un po' è un inedito, perché nelle sue precedenti edizioni non ha mai toccato il nostro capoluogo. Io ho cambiato proprio un po' il percorso, perché ho ritenuto che il nostro capoluogo, la città di Pavia, con il suo ponte coperto, fosse interessato da questa corsa. Così è stato, quindi passeremo attraverso la città di Pavia e toccheremo alcuni luoghi importanti per il territorio. Quindi ho veramente cercato di disegnare una corsa che rappresenti un po' tutta la provincia di Pavia e poi finisce sulle nostre colline magnifiche dell'Oltrepò. Oh, peraltro a livello di corse dilettantistiche, Leonardo, stiamo parlando veramente del Gotha. Beh, sono delle classiche, ma hai avuto problemi con le amministrazioni per i permessi? Ci sono sempre dei problemi per avere i permessi per passare dentro le città, per avere le strade chiuse. Ti hanno dato ascolto? Devo dire che ho avuto moltissima collaborazione. Ho coinvolto e sono partito veramente dai comuni, dalle amministrazioni, dalla provincia, in prima persona la presidente della nostra provincia, che mi ha accolto, abbiamo avuto una riunione, e ho anche scoperto che è un appassionato di ciclismo, e proprio sulla Freccia dei Vini ho trovato un'apertura notevole, ecco, proprio perché è un evento noto per la nostra provincia e sentito. Questo mi ha agevolato e ha fatto sì che non abbia avuto nessun tipo di problema con le amministrazioni, con l'organizzazione dell'evento. Poi secondo me, Emanuele, hai fatto benissimo, perché ho visto il video della presentazione, l'hai fatta nella sala consigliare del comune di Pavia, hai cercato soprattutto di coinvolgere la politica, il territorio. La Freccia dei Vini rappresenta un po' tutte le grosse qualità delle cantine locali del territorio, immagino. Sì, io credo di averlo anche accennato durante la presentazione. Mi voglio staccare un attimo anche da quello che è poi l'evento vero fine a se stesso, ciclistico e agonistico. Il ciclismo ha un grandissimo potenziale, che è quello di promuovere i prodotti e i territori. Io questo lo sosterrò sempre, ma è lì da vedere, perché ci fa vedere dei paesaggi che non c'è nessun altro sport come il ciclismo. Nel caso specifico di questa Freccia dei Vini, io ho rappresentato il riso con la Lomellina, la città dell'università e della sanità che è Pavia, e l'Oltrepò, che è di tutto rispetto per la sua produzione di vini. Noi abbiamo un territorio bellissimo, dei vigneti importantissimi, siamo assolutamente nei primissimi come produzione di uve e di vini, con dei prodotti stupendi. Siamo un po' carenti nelle promozioni ed è quello che io voglio fare chiaramente in fianco all'evento sportivo, che resta primario chiaramente, però tutto ciò e poi deve essere sostenuto, supportato e inteso anche da una parte politica e dalle amministrazioni. E anche su questo vi devo dire, ho trovato molta collaborazione e molta volontà di fare. Posso dire che sì. Grazie a Emanuele, mi aveva coinvolto
in una sorta di tavola rotonda, perché c'era Battaglini, c'era Bugno, c'era anche Alberto Volpi, che insomma questa corsa l'aveva abbastanza, insomma, abbastanza dominato in passato, e c'era anche Marco Cattaneo, che ora è passato sottotono il fatto di aver vinto da secondo, come aveva detto prima Emanuele, no? Ma in realtà c'era Marco Cattaneo, e lì ci siamo un po' divertiti a ricordare la vittoria di Bombini, perché Cattaneo in realtà ha tagliato per primo il traguardo, ma aveva commesso un'infrazione allora del regolamento, perché si era fatto praticamente dare la ruota forando da un suo compagno di squadra, e non si poteva fare in quell'epoca, e Emanuele, e praticamente la giuria l'aveva già squalificato mentre andava. E Marco Cattaneo ci ha spiegato davanti a tutti, a tutta l'assemblea riunita, che lui voleva vincere questa freccia di vini e non gliene fregava assolutamente niente se poi dopo sarebbe stato squalificato. Però sotto il passaggio, sotto il traguardo, ci passò Marco Cattaneo, e si vede la foto, c'era una foto bellissima con Emanuele dietro che alzava le braccia al cielo. E se posso aggiungere quello che ha fatto Emanuele, perché lui è un modesto, ma ha fatto una grande cosa, perché oltre ad aver coinvolto la provincia con Pavia, la ritirata dentro, ma Vigevano, la Lomellina e l'Oltrepò, ha coinvolto tutti i comuni che sono di passaggio della Freccia dei Vini, ma non è che l'hai coinvolti a discorsi, ha fatto una brochure molto semplice con un QR code che praticamente uno va lì e c'è la storia di tutti i paesi, di tutte le cose che fanno questi paesi, del territorio appunto, e delle cose che producono. Quindi credo che quella sia l'idea, e lo ha dimostrato, l'ha detto anche lui stesso stasera, proprio vincente, per non avere, rispondo a Leonardo, problemi con i permessi, perché se tu gli dai, Leonardo, qualcosa di concreto a questi che chiaramente, fra virgolette, c'è il passaggio dei corridori, c'è il passaggio della corsa, si ferma un po' la città per quel quarto d'ora, 20 minuti, ma se te gli dai in cambio invece una visibilità e un qualcosa di concreto, come ha fatto Emanuele, credo che quando vai a chiedere permessi, Leo, non ci siano problemi. Ecco, ma noi, Leonardo, una cosa del genere non possiamo farla? Cioè, da noi non funziona così, cioè, e ecco perché io prima ti stavo dicendo, la tua domanda era una domanda che le organizzazioni all'ultimo momento poi ti chiama la provincia, ti chiama o la strada particolare e ti dice sì, noi ti diamo il permesso, però a tua responsabilità. E questo... non è divertente. Poi i problemi ci sono strade interrotte, strade dove devi comunque passare per forza, e lì ci sono vincoli, e queste problematiche sono normali, che normalmente per chi organizza ogni anno poi all'ultimo momento c'è qualche cosa. Era una domanda così, però è una gara molto importante, una gara che si fa da 50 anni, e penso che nessuno si vuole mettere contro una gara così importante. Certo, assolutamente. A proposito, visto che prima giustamente Emanuele Bombini ha detto si arriva a Stradella, dove l'anno scorso c'era stato l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia che l'aveva visto protagonista, ed ecco perché l'anno scorso era stato con noi. Lunedì c'è stata la presentazione di una delle nostre due tappe, la seconda in realtà, quella del 17 maggio, da Pescara a Iesi. Ovviamente ci sarà la tappa due giorni prima, Isernia Blockhaus, e questa invece è la tappa del dopo il giorno di riposo, che sarà in Abruzzo, e ne siamo particolarmente lieti. Intanto questi sono gli atleti ucraini, noi siamo contenti che siano nella nostra regione, di poterli ospitare, hanno anche partecipato alla conferenza stampa. La tappa che poi farà in modo che la Carovana Rosa lascerà definitivamente la nostra regione, ma dopo un arrivo, quello del Blockhaus, che ci aspettiamo assolutamente entusiasmante. Io direi, queste intanto sono le bellissime immagini realizzate da Loris Bennato, che saluto e che ringrazio. Ci andiamo ad ascoltare
le parole dell'assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris, di Stefano Garzelli e del sindaco di Pescara Carlo Masci. Vediamo. Il Giro d'Italia è un po' il festival di Sanremo dello sport, è il grande evento per antonomasia. Questa regione, come dicevi bene, si è caratterizzato sui grandi eventi quale item principale per quanto riguarda il programma dell'assessore dello sport, perché crediamo nei grandi eventi, crediamo nella capacità dei grandi eventi di portare visibilità ai nostri territori, ai nostri paesaggi, alle nostre bellezze e soprattutto di caratterizzare poi le manifestazioni con una ricaduta economico-sociale sulle nostre città, sui nostri paesi, sui nostri borghi, una ricaduta che sa molto di linfa vitale di cui i nostri territori hanno tanto bisogno, soprattutto dopo i periodi di restrizione che abbiamo passati successivamente alle misure per la pandemia. Pescara sì, tanti ricordi, tante presenze, c'è questa tappa Pescara-Jesi. Difficile anche da gestire per i big con trabocchetti, poi comunque il giorno prima si arriva da una tappa difficile, quella del blockhouse, una tappa dura dove sarà il primo spartiacque per la classifica, sarà la nona tappa, quindi sicuramente qui in Abruzzo due tappe veramente molto molto interessanti. Poi sai, essendo stato diversi anni in una squadra abruzzese, conosco molto bene la passione, il territorio che porta anche a poter fare dei giri fantastici con salite uniche, e quindi posso dire che la passione poi in questi ultimi anni sta crescendo in modo esponenziale, quindi il ciclismo deve anche sfruttare questa grandissima passione che continua da sempre per poter fomentare ancora di più. Quindi penso che anche per l'Abruzzo, per Pescara, avere una tappa del Giro d'Italia è una festa, perché il Giro d'Italia è una festa e in più c'è anche un grandissimo evento sportivo. Il Giro d'Italia è la manifestazione più importante che ci sia nello sport, perché il Giro d'Italia unisce tutti, è un serpentone che va da nord a sud e parla un unico linguaggio, che è quello della pace, dello sport vero, del popolo, e quindi sono veramente orgoglioso che questa tappa del Giro d'Italia parta da Pescara il 17 maggio, ma non avremo soltanto la tappa che parte da Pescara, avremo una 3 giorni vissuta intensamente in Abruzzo, di cui 2 giorni a Pescara. E per noi non c'è soltanto quella 2 giorni, ma c'è anche un percorso di avvicinamento al Giro d'Italia che prevede molte manifestazioni, il coinvolgimento totale della città e anche delle riflessioni importanti sulla sicurezza stradale, sulla mobilità leggera, sulla mobilità sostenibile, perché questi sono i temi che noi stiamo affrontando nella nostra città con nuove piste ciclabili, nuove corsie preferenziali per diminuire il peso che c'è in città delle troppe macchine che entrano inquinando Pescara. Quindi è un processo naturale che stiamo facendo, e il Giro d'Italia è il suggello di un percorso e la ciliegina sulla torta. Questa è l'intervista del nostro Paolo Renzetti. Prima di salutare Emanuele Bombini, gli faccio vedere le altimetrie, ma tanto immagino che le conoscerà, delle nostre due tappe. Ovviamente una decisamente, eccola qua, quella che arriva sul blockhouse, decisamente più affascinante, non fosse altro che per le asperità, c'è Passo Lanciano, l'arrivo sul blockhouse. Poi c'è anche quella di cui abbiamo visto la conferenza stampa di 2 giorni dopo, che riparte da Pescara, va a Jesi con qualche insidia, ma niente di paragonabile. Come al solito chiedo a Emanuele Bombini, che di tappa del Giro d'Italia se ne intende. Da noi in Abruzzo c'è il primo vero banco di prova per chi aspira alla maglia rosa finale. Ma direi di sì. Intanto premetto che l'Abruzzo è sempre stato abbastanza ostico, impegnativo in tutte le sue edizioni dei Giro d'Italia. È un territorio abbastanza impegnativo, ma in questo caso, in quest'anno, credo che possa comunque cominciare ad indicare veramente qualcosa per quello che può essere la classifica generale, perché sono comunque, anche l'altra tappa non è così semplice, questa basta guardare l'altimetria, la dice lunga. Sono tappe che possono lasciare il segno. Eh sì.
decisamente. Oh, io ringrazio Emanuele Bombini, gli do appuntamento sempre via Zoom, magari in Abruzzo sarebbe ancora meglio, ma alla vigilia della Freccia dei Vini immagino che sarà impegnatissimo dalle sue parti, quindi lo aspettiamo in collegamento. No, ma io ho un credito con Leonardo Bevilacqua che mi aveva invitato 35 anni fa a Francia. Ah, quindi insomma è una cosa recente. Sì, quindi penso che verrò volentieri. In Abruzzo. Puoi venire quando vuoi. Però prima di salutarvi, e mi ha fatto moltissimo piacere essere qua con voi, devo farvi complimenti perché è una trasmissione così. Noi abbiamo la Freccia dei Vini, abbiamo il riso, abbiamo il vino, ma non abbiamo una trasmissione così come la vostra. Quindi complimenti. È il complimento più bello che potevamo ricevere, ma ovviamente lo giro a chi ha avuto l'idea. Io sono solo un vigile urbano. Ringraziamo Emanuele, diciamo pure che tu hai origine pugliese, quindi tu lungo l'autostrada scendi spesso per tornare verso casa dei tuoi parenti, quindi hai la possibilità di uscire qui a Pescara Nord e eventualmente abbiamo veramente il piacere di ospitarti. Ti aspettiamo con grande interesse e buon lavoro soprattutto come organizzatore, perché tu sei stato un grande atleta, un grande manager del ciclismo e soprattutto mi auguro che tu possa essere un grande organizzatore di manifestazioni. Spero di fare del mio meglio. Grazie a Emanuele Bombini, grazie per essere stato in nostra compagnia. Ovviamente in bocca al lupo per la Freccia dei Vini edizione numero 50. Oh, sono 35 anni che aspetti com'è questa storia? Cioè, non è... l'ha invitato 35 anni. Siamo stati in squadra, cioè mio fratello è stato più anni insieme a lui in squadra, anch'io. Prima veramente passava spesso quando correva, che andava in Puglia, poi il tempo, io ho detto ma quando vieni? C'è ancora la ma anche casa. Magrini mi ha fatto una sorpresa, è venuto Marinaio alla presentazione della mia squadra, proprio mi ha fatto una sorpresa grandissima. Perciò aspetto anche Bombini che passi. Ah, ok, quindi da te è venuto Riccardo, dico. Come no? Ah, ok, è venuto, sì. Promesse non tutte da marinaio. sto scherzando. Io da Leonardo ci sono andato volentieri perché vabbè, Leo è un amico come Antonio, cioè poi tu, voi abruzzesi siete dei disgraziati, perché comunque fate star bene la gente, quando si viene lì è un problema, a parte le zanzare lì a Montesilvano quando si veniva a fare il Matteotti, però per il resto avete un altissimo grado di ospitalità, quindi vengo sempre volentieri. C'è fra le altre cose Mammarella che mi ha invitato anche a fare la chiusura dello sci, so che è nevicato anche tanto dalle vostre parti, però purtroppo non c'ho il tempo, ragazzi. Lo so, ma noi si scherza, lo sai. Non c'ho il tempo. No, svegliamo questa cosa. Prima di andare in onda ha detto, no, devo appena un giorno libero vengo. Poi, insomma, ha fatto un po' mente locale, ha detto, torna ai primi di novembre. Cioè, i primi no, di no, ma novembre. Non è, perché, no, detta così, Jacopo, sembra no, quasi... No, ma è vero. Che io mi lamenti da questa cosa. Io sono andato, Emanuele lo sa, sono andato alla sua presentazione al Freccia dei Vini, fra altre cose mi ha fatto anche il piacere e l'onore di poter presenziare anche questa tavola rotonda dove ho rivisto Giovanni Battaglin, che era già un po' che non lo vedevo, ma insomma è stata anche una bella cosa, oltretutto, però sono dovuto scappare. Oltretutto lui ha organizzato anche un bel pranzettino con tutti i prodotti locali della zona, c'era il riso della Lomellina, c'era il vino buono dell'Oltrepò Pavese, che non è, cioè vi posso assicurare, perché poi probabilmente no, Emanuele è un amico, io non sono tornato a mani vuote, è ancora lì, e lui lo sa. Perché effettivamente è così. Io il problema è, cioè, non è l'impegno, perché è vero.
Cioè, io questa settimana finisco i Baschi, faccio l'Amster Gold Race, lunedì ho un giorno di riposo e vado a sciare, faccio la chiusura alla Prica, perché mi dispiace per Mammarella, perché io sarei venuto anche lì, ma come non c'ho ancora l'aereo. Allora, tu stai rischiando questa sera di farmi prendere veramente una reprimenda. Perché siamo fuori? Poche volte. Siamo fuori? Ci fermiamo per la pubblicità. Ma no, con l'ultima parte. Grazie Emanuele Pellegrini. Ciao. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao Riccardo, grazie a voi. Torniamo tra poco. Ciao, ciao Emanuele. Ciao. Ciao. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Thank you.
Eccoci rientrati, ultima parte di Velo per questa sera, poi vedremo anche la rubrica La bici in 200 secondi di Moreno Di Labio, però intanto presentiamo, perché insomma è stato silente, non so se si sia divertito, ma so che è da 2 o 3 anni che è nel mondo del ciclismo, Giovanni Salerno. Giovanni, sei divertito? Ciao, assolutamente sì, è bello anche conoscere tanti aspetti che fanno anche la storia del ciclismo, dove adesso sto, e quindi mi piace anche conoscere tutte queste. Da loro l'hai sentito, non da me, certamente. Assolutamente no. Oh, ci racconti un po'. Intanto diamo la buona serata anche a Fabio Di Renzo. Ciao Fabio, eccolo qua. Aspetta che sei muto, dovresti attivare l'audio. Ecco. Sono muto, eccomi. Più. Fabio, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Tu sei tecnico federale e anche responsabile del bike park di Bocca di Valle. Esattamente. Così giovane. Io... È abbastanza. No, dico, hai già tante cose che io solo sogno. Insomma, sei molto più giovane di me. Intanto Giovanni, ci racconti con il Paving Bike Team che cosa fate? Innanzitutto siete una realtà di Sulmona. Sulmona, allora la nostra sede è Sulmona, e anche se è una realtà un po' diffusa, tant'è che ci abbiamo con Fabio che portiamo avanti anche segue un gruppo lì a Bocca di Valle, quindi è una zona un po' distante da dove siamo noi, perché portiamo avanti un progetto di sinergie volto a promuovere la pratica del ciclismo tra i ragazzi dai 6 anni in su, per cercare di trasmettere questa passione e questa voglia di fare sport, cercando di avviarli, per quelli che vogliono, come vogliono, anche verso un discorso agonistico, e quindi un discorso anche più impegnato e più impegnativo rispetto a quello che può essere la semplice passione del girare ogni tanto in bici, di divertirsi in bici, di fare delle uscite in bici o fare delle gare in bici, ma cercare di trasmettere anche una metodicità, una forma mentis, piano piano, insomma, per portare poi questi ragazzi a raggiungere degli obiettivi tipo quelli che ha raggiunto anche Fabio nella sua esperienza. Oh Fabio, raccontacelo un po' la tua di esperienza. Beh, la mia inizia esattamente 10 anni fa come agonista nella disciplina enduro, ed è arrivata al culmine per il momento nel 2018, che mi sono laureato campione italiano Elitemaster, e da lì ho iniziato a impegnarmi sempre di più anche per la promozione di questa disciplina e non solo per la pratica agonistica. Tant'è che con un gruppo di ragazzi abbiamo avviato questa associazione, adesso seguiamo un gruppo di altri piccoli agonisti che portiamo a fare gare, abbiamo una scuola di mountain bike, diciamo che dal campo al dietro le quinte, sempre con la stessa passione e con lo stesso impegno di 10 anni fa, quando ho iniziato a gareggiare. Ecco, volevo chiedervi, parto da Fabio e poi torno a Giovanni, se queste discipline che stiamo vedendo, o comunque una pratica del ciclismo non quella tradizionale su strada, incentiva un po' di più, cioè c'è risposta maggiore da parte dei ragazzi più piccoli che vediamo qui nei vostri video? Sicuramente sono più interessati, anche grazie a internet, a quello che vedono online. Magari si lasciano affascinare un po' di più dalla mountain bike, dall'adrenalina, da quello che è il praticare fuori strada, probabilmente, però vedo che oggi comunque anche i settori stradali si stanno ripopolando parecchio di giovani rispetto a quando gareggiavo io, cioè di quando ho iniziato a gareggiare, eravamo pochini. Oh Giovanni, c'è anche questo progetto legato al mondo della scuola. Noi ne abbiamo parlato settimana scorsa, abbiamo avuto Moreno Di Biase qui,
che fa tanti progetti in una zona d'Abruzzo differente rispetto alla vostra, più nella zona frentana, nell'area frentana. La risposta anche da voi, come è stato per lui, è positiva, cioè spesso e volentieri ci sono delle sacche di interesse che bisogna andare a scoprire. Ecco, a me l'idea dal di fuori che mi date quando mi raccontate le vostre esperienze è questa, cioè che ci sia un interesse latente, nascosto, che però poi nel momento in cui viene anche minimamente stimolato da una risposta complessiva di dimensioni anche inaspettate, se vogliamo. Sì, assolutamente sì, la nostra esperienza ha degli aspetti molto in comune con Moreno, col quale ci sentiamo e che saluto con piacere, e ci sentiamo spesso, ma ha avuto anche delle particolarità, perché abbiamo fatto un progetto nella scuola che è andato bene nella parte iniziale, poi c'è stato il Covid che ce l'ha fermato, che era un progetto della guida in sicurezza, dove c'era all'interno anche un corso di pronto soccorso con un'associazione locale che insegnava ai bambini tutta la parte del primo soccorso. Ma noi abbiamo avuto anche un'esperienza che è stato il primo passo che noi abbiamo fatto, che io chiamo la bici in strada, riportiamo le bici in strada. E abbiamo fatto un grosso progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e abbiamo organizzato nei paesi nostri, in mezzo alle vie, anche durante le feste patronali piuttosto che altre situazioni che già c'erano, degli incontri con i bambini, dei percorsi per i bambini, e lì ho percepito che quella che poteva essere un punto interrogativo, ossia a Sulmona piuttosto che a Prato, nel nostro habitat, potrà avere successo una scuola di ciclismo per bambini dove solitamente sono monopolizzati dal calcio piuttosto che altri giochi di squadra. In quegli episodi io ho colto che si poteva fare, perché i bambini erano molto entusiasti. E quindi c'è stato un primo anno dove abbiamo fatto la promozione in strada, e un secondo anno dove abbiamo cominciato a individuare delle strutture dove realizzare, perché poi dice ok, vengono i bambini, dove gli facciamo scuola? No, dove gli insegniamo ad andare in bici? Quindi abbiamo dovuto individuare delle strutture e abbiamo realizzato, e avete visto un piccolo bike park a ridosso del comune, perché vicino a un centro commerciale, perché l'idea è che magari facilitare anche le famiglie che si vanno a fare la spesa piuttosto che altre situazioni che portano i bambini, perché certo, bisogna pensare anche a questi aspetti logistici, no? Perché poi chi porta i bambini, come si porta, e quindi abbiamo avuto la fortuna, grazie, io li devo ringraziare pubblicamente, perché i fratelli di Rimacco, Walter e Marco, in questo sono sempre stati molto disponibili a darci gli spazi. Successivamente stiamo realizzando anche a Rocca Casale, in un'area adiacente a un centro sportivo, noi lo chiamiamo un bike park di secondo livello, e poi con Fabio, dove a Bocca di Valle hanno dei trails molto interessanti, si possono fare dei corsi più avanzati. E quindi l'anno scorso abbiamo visto che c'è stata risposta, i bambini hanno risposto, i ragazzi hanno risposto. A questo punto abbiamo individuato delle persone che ci potessero dare una mano a questo progetto, perché se i bambini vengono devi avere dei luoghi dove farli allenare, se vengono ad allenarsi devi avere delle persone che li possano seguire, certo, perché se mancano le persone o mancano le strutture non si riesce a fare. E quindi siamo adesso, comincia una nuova fase, perché adesso abbiamo fatto un primo ciclo, diciamo così, e sicuramente sto cercando di ritornare nelle scuole, anche se purtroppo, come dicevo prima a Luciano, i tempi delle scuole sono un po' diversi dai tempi di una società sportiva, perché noi ragioniamo tendenzialmente sull'anno solare, loro ragionano su 2 anni. E quindi quindi bisogna presentare il POF, quindi i tempi delle scuole non sono
sempre così facili da conciliare con i nostri, però sicuramente nelle scuole bisogna provarci, perché bisogna provare a realizzare delle iniziative, ma io propongo nelle realtà locali come le, piccole come le nostre, di puntare a portare le bici in strada. Dico una scusami Luciano, sì, poi sì. Ti ridò la parola. Mi interessa questo fatto dell'anno solare, la differenza. Non si potrebbe pensare, per esempio, ad un ciclo scolastico? Allora, il problema è che le scuole solitamente a maggio dell'anno precedente cominciano a lavorare sul POF, che poi verrà approvato ad ottobre, per le iniziative che verranno realizzate tra ottobre e il marzo-aprile dell'anno successivo. Okay. Quindi noi come società dovremmo essere così pronte. Ok, da vedere molto oltre. Esatto, esatto. E non è così facile. Noi ci stiamo quasi, perché abbiamo già dei progetti che abbiamo elaborato e che quindi possiamo in qualche modo riadattare. E quindi già nel momento in cui si innesca il meccanismo di portare avanti questi progetti diventa più semplice, però devi avere la certezza di poter contare su delle persone, perché se ti impegni con la scuola a fare un certo tipo di a portare avanti un certo tipo di progetto, poi devi essere sicuro un anno prima che dopo un anno avrai delle persone che ti faranno un certo tipo di attività, perché se poi gli dai buca un anno, il secondo anno ti dicono ok. Certo. Luciano. Io innanzitutto gli volevo fare i complimenti, perché io ho conosciuto Giovanni alcune settimane fa e poi con Giovanni abbiamo un po' relazionato così. Innanzitutto ti faccio i complimenti perché tu stai cercando di promuovere il ciclismo in una zona dove la nostra regione è veramente carente, perché la regione aquilana fa veramente fatica a produrre ciclismo. Ti volevo dire, Giovanni, siccome ho visto la vostra struttura e hai portato dentro anche parecchi tecnici, quanto è stato difficile per te reclutare questi personaggi e da dove arrivano questi personaggi? Hanno fatto corsi federali? Che tipo di difficoltà hai avuto? Perché poi avere un bacino di ragazzi così ampio ci vuole la mano d'opera e ci servono i tecnici. Quando è stato complicato raggiungere questo obiettivo? Allora, più che il discorso dei tecnici, per me è stato difficile, ma neanche troppo, perché poi alla fine penso di aver trovato delle persone su cui col quali poter condividere questo tipo di progetto e trovare delle persone che abbiano la disponibilità giusta, perché alcune competenze si possono anche acquisire. La passione piuttosto che l'amore per fare queste cose, perché non è fatto per guadagnare e quindi io devo ringraziare tutti quanti quelli che collaborano, perché non lo fanno per come attività lavorativa e quindi trovare queste persone che siano disponibili, che abbiano l'umiltà giusta di mettersi in discussione, di confrontarsi. Perché poi io ho detto a loro: se non ce l'avete le competenze, si possono acquisire. Ci confrontiamo con persone che hanno esperienza. A me piace molto confrontarmi anche con chi è tecnico, ma anche con chi ha avuto esperienza di ciclismo. Poco mi interessa se ha fatto strada o ha fatto fuori strada, perché poi ognuno dà il proprio, ognuno si porta dentro una ricchezza. Per cui per me è stato preziosissimo, per esempio, lo scambio con Angelo Pantaleone, che penso che conosci benissimo, che ha tanta esperienza, che vive questo mondo da tanti anni, così come mi ricordo le prime chiacchierate con Fabio quando ancora non era della nostra squadra, no? Perché mi piaceva sapere da chi fa questo sport, quindi l'agonista, cosa si aspetta. E così come è stato importante, per esempio, anche il coinvolgimento di Alessandra De Torri e del marito, che hanno tanti anni di esperienza a tutti i livelli. Cioè, Alessandra non è che devo
Giovanni, una cosa mia... scusa, concludo, sì, sì. E ai miei collaboratori chiedo in tempi brevi, nell'immediato piuttosto che nell'anno successivo, se non sono qualificati, io gli chiedo che lo facciano, perché devono acquisire quel minimo di competenza che è il primo passo poi per In effetti, poi ci sono corsi federali che la federazione mette a disposizione delle strutture dove si può andare a fare dei corsi tecnici, ma a volte io ho notato che uscire da questi corsi tecnici escono dei mostri dei tecnici e magari manca probabilmente quell'aspetto umano o passionale che appunto dicevi tu. Ma lì a quel punto io penso che è importante il lavoro che facciamo noi, io come presidente che ho la responsabilità, ma perché sono espressione di una società che porta avanti un progetto, ma anche la condivisione con altri, e laddove ci sono anche delle cose da migliorare, si cercano di migliorare, di correggere e di complementare, perché poi noi abbiamo a che fare con dei bambini, e io dico sempre ogni bambino è un mondo a sé, ogni bambino si porta, non sono tutti quanti uguali, quindi non esiste una, come dire, una forma di presentare un esercizio piuttosto che un programma di lavoro uguale per tutti, perché alla nostra scuola per esempio partecipano anche dei ragazzi di una casa famiglia che io conosco le problematiche che sono alle spalle, ma che non devono essere a conoscenza di tutti quanti, e quindi è il dovere mio di tutelare i bambini, di assicurarmi che vengono fatte le cose in un certo modo, e io sogno da qui a breve di inserire una figura che dopo aver inserito l'istruttore di educazione fisica, perché mi piace chiamarlo educazione fisica, la prossima figura che vorrei inserire nella struttura è uno psicologo, che secondo me è quanto mai necessario. Giovanni, tu da qui a fine stagione hai dei grossi impegni organizzativi, ce li vuoi brevemente mettere in risalto da qui a fine stagione? Allora, per quanto riguarda i bambini abbiamo due appuntamenti, uno a Castelvecchio Calvisio, che è il paese di Alessandra, e un altro a Sulmona per i bambini, per le categorie giovanissimi. Perché mi piace anche portare i bambini nei luoghi dove hanno avuto i Natali delle figure importanti, secondo me, per il ciclismo abruzzese. Poi ci sarà a Rapino una tappa del campionato italiano di pump track. Per la fine di maggio ci sarà una tappa del campionato di enduro lì a Bocca di Valle, che sta seguendo Fabio. E poi abbiamo una gara di cross country a Rocca Casale e poi ci sarà anche qualche altra cosa ancora bolle in pentola, ma fermiamoci. Noi speriamo di seguirti in questi tuoi progetti, sicuramente ci rivedremo durante la stagione. Assolutamente. Intanto Nicolas da Bocca di Valle chiede a Fabio: ma per l'evento di domenica dove si deve prenotare? Per l'evento di domenica non serve prenotare, stiamo dicendo così a tutti, perché abbiamo chiamato un sacco di shuttle, pulmini nove posti con il carrello che trasporteranno le bici su e giù di continuo, quindi non è necessaria la prenotazione, ma si girerà e basta, okay, tutti insieme. Perfetto, va bene. Oh, ti piace tutto questo, Riccardo? Ti è piaciuto? Ti piace questo attaccamento al mondo giovanile a cui stiamo dando spazio? Mi piace perché il ciclismo è a 360 gradi in questo caso, quindi quando si parla di multidisciplinarietà dello sport è bello, e sicuramente sono iniziative fantastiche, direi, perché poi quando ci si occupa dei ragazzini, dei giovani, e ci sono delle strutture e delle società soprattutto con delle persone che sacrificano il loro tempo, che è sempre quello poi che manca,
è una cosa importantissima. Direi che sotto questo aspetto, poi quando si parla di federazioni, le coach, cioè comitati, ma se non ci fossero queste persone, è voglia di, certo, di federazione o di comitati. Noi si fa sempre. Io anche l'altro giorno ho lanciato qualche sasso sulla federazione, soprattutto anche sui corsi tecnici, che in questo caso magari sono molto, molto meglio, perché c'è anche più giovani, e fa piacere per esempio vedere ragazzi giovani che si interessano allo sport, anche se mountain bike o track, cioè la mobilità in bicicletta è sempre ben accetta, che si parta da BMX anche all'e-bike, perché comunque sta prendendo campo anche per gente magari come me, che ha avuto problemi di salute, poter apprezzare anche queste cose e fatto delle competenze. Mi è piaciuto molto il discorso che faceva il presidente, si possono anche acquisire, non è che uno nasce imparato, anzi, certo, basta che ci si metta tanta passione, qui c'è, quindi mi piace molto. Oh, vediamo i prossimi appuntamenti, perché devo lanciare la rubrica La Bici in 200 secondi di Moreno Di Labio, con cui concluderemo, non senza avervi anticipato che settimana, però eccolo qua, gli appuntamenti, mi date la possibilità di avvicinarmi, Maurizio, altrimenti non vedo nulla. 9 aprile, Memorial Catena e esordienti primo e secondo anno a Francavilla al Mare, il 10 aprile, giorno dopo, a Popoli XCO, Popoli Race, gare cross country, poi il resto sarà appuntamento della settimana dopo, comunicazione di servizio. Settimana prossima non saremo in onda giovedì, ma 24 ore dopo, venerdì, perché giovedì di Pasqua, giovedì della settimana santa, ci sarà il turno infrasettimanale, il penultimo turno di campionato di Lega Pro. Ci sarà Ancona Teramo, Pistoiese Pescara, noi lo seguiremo in diretta, partite inizieranno alle 21, e dunque ve lo eccezionalmente, quando dico eccezionalmente viene eccezionalmente dal lago di Tiberiade, come un film vecchio di Fantozzi, eccezionalmente per una settimana trasla al venerdì, sempre alle 21, sempre canale 13 del digitale terrestre. Settimana prossima saremo di venerdì, così saremo anche più vicini alla Pasqua, vi daremo gli auguri in maniera più recente, in maniera più, insomma, che si starà quasi per consumare, sarà venerdì santo praticamente. Prima di lanciare la bici in 200 secondi, io saluto Fabio Di Renzo, Giovanni Salerno, ciao ragazzi, grazie, ciao, per grazie, essere stati con noi, grazie a Leonardo Bevilacqua, grazie Leonardo, grazie, grazie a voi, grazie Riccardo, buon Amstel, ciao Riccardo, ciao, e ciao, grazie ovviamente a Luciano Rabottini. Ciao Luciano, ci vediamo venerdì, ma poi avremo modo sui social di farvelo di ricordarvelo. Grazie a Maurizio da qui in regia. La bici in 200 secondi di Moreno Di Labio, ci vediamo tra 8 giorni. Cari amici di Velò, è ripartita la stagione ciclistica e sono ripartite le puntate di questa trasmissione molto seguita dal pubblico amatoriale. Ed è proprio a loro a cui mi rivolgo quando, con queste pillole di ciclismo, do delle piccole informazioni, degli spunti di riflessione che possono aiutare a migliorare la prestazione. Quando mi rivolgo al pubblico amatoriale, io parlo di prestazione ottimale, perché la nostra vita è fatta da tante componenti. Non siamo degli agonisti che pensano solo al ciclismo, ma abbiamo tanti aspetti nella nostra vita, la famiglia, il lavoro, gli affetti, e pertanto, come una ruota che è fatta di raggi che devono essere tenuti tutti ugualmente alla stessa tensione, anche la nostra vita è fatta di tanti aspetti che devono essere ben equilibrati, e quindi è importante ottimizzare la prestazione e soprattutto pensare a una preparazione ottimale per arrivare a ottenere queste prestazioni come le desideriamo.
Se siamo dei ciclisti amatoriali, appassionati e vogliamo realizzare delle competizioni, dobbiamo pianificare e programmare la nostra preparazione. Pertanto non ha senso parlare di programmazione se non scegliamo degli obiettivi che possono essere di prestazione o di risultato, ma comunque sia, se abbiamo questi obiettivi possiamo rivolgerci magari anche a un professionista che può darci le giuste indicazioni per realizzare una preparazione atletica e fisica. Noi spesso investiamo molto sui nostri mezzi, compriamo delle biciclette che possono garantirci delle prestazioni molto ampie, ma riusciamo a sfruttare solo in minima parte il potenziale di questi mezzi. Noi dobbiamo distinguere prestazioni che sono legate alle risorse interne e alle risorse esterne. Le risorse interne sono quelle che noi possiamo condizionare attraverso lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali. La periodicizzazione dell'allenamento suddivide la stagione in fasi, ognuno con degli obiettivi specifici per migliorare quelle che sono le nostre componenti che contribuiscono alla prestazione, ossia resistenza, forza e velocità. A seconda degli obiettivi che abbiamo scelto per questa stagione, questo tempo dovrebbe coincidere con la fine del periodo di preparazione generale e l'inizio della preparazione specifica. Segue poi il periodo pre-agonistico e poi raggiungeremo il picco di forma nei successivi 2 mesi. C'è poi la fase di mantenimento, ossia quella in cui dobbiamo mantenere il livello di prestazione non al massimo, ma abbastanza vicino. Successivamente c'è la conclusione della stagione con il periodo transitorio, quello in cui andremo a rigenerare il nostro corpo, a riequilibrare tutti quegli aspetti che abbiamo stressato eccessivamente durante la stagione agonistica, e soprattutto a rigenerare la motivazione, che è uno degli aspetti che mi affascina di più nella preparazione. Sì, perché è molto importante mantenere alta la motivazione durante il periodo dell'allenamento. Infatti in gara ci sono dei fattori esterni che condizionano la motivazione e aiutano, contribuiscono a migliorare, diciamo, la performance. Mentre durante l'allenamento è difficile sostenere carichi di lavoro notevoli quando siamo da soli, quando magari ci sono altri aspetti esterni che vanno ad inficiare, ci sono delle interferenze esterne che magari non ci permettono di allenarci come vorremmo. Nei prossimi video tratteremo aspetti che riguardano sia le risorse interne, come detto motivazione, preparazione atletica, capacità coordinativa, quindi anche tecnica, e sia aspetti che riguardano le risorse esterne, come la meccanica, la manutenzione della bici, come migliorare, diciamo, la posizione. Ok? Un caro saluto, alla prossima!